Si chiama acquistovicino.com ed è il nuovo portale marketplace lanciato da Confesercenti Arezzo per sostenere ed accompagnare le aziende aretine nel percorso di avvicinamento al mondo dell'online. Esiste una realtà che è esplosa durante la pandemia. Abbiamo visto che avere un servizio diretto di gente che ti porta le cose a casa può essere anche importante sia per chi le riceve ma anche per chi deve lavorare, perché altrimenti rischia di non fare più niente. Quindi, con tutte le critiche che rimangono naturalmente a portali di grande importanza che hanno, l'unico problema vero è che non pagano le tasse, alla fine fanno una concorrenza troppo sleale che non è possibile contrastare. Però il servizio esiste e allora noi ci mettiamo in gioco per dare una mano alle persone che ne vogliono approfittare. Attualmente è un portale gratuito al quale si può aderire in modo facile, si possono esporre i propri servizi, i propri prodotti. A finanziare il progetto la Camera di Commercio. Quello dell'approccio al nuovo modo di commercio attraverso le piattaforme digitali, sulle quali la Camera di Commercio ha investito tanto, consapevole che è una delle strade proprio necessarie da percorrere per raggiungere quelle nuove forme di consumo che in questo momento sono vitali. Purtroppo il 2020 ha registrato una flessione molto importante dei consumi che non è dovuta al calo del reddito. Adesso ci aspetta un 2021 con un recupero del 5% rispetto a quanto abbiamo perso l'anno scorso, che è praticamente la metà. E questo è uno dei progetti molto importanti che può sicuramente rivitalizzare e ridare una boccata d'ossigeno a quei piccoli imprenditori che sono fortemente in sofferenza. L'associazione di categoria dà poi la possibilità anche alle aziende non socie di manifestare il proprio interesse ed entrare così nel portale previa comunicazione. Crediamo che sia uno strumento enormemente efficace per appunto incrementare il proprio giro d'affari, e lo abbiamo voluto fare appunto in maniera seria e strutturata con un portale che è sicuramente una risposta direi più che buona per potersi avvicinare a questo tipo di vendita. Cosa dovranno fare le aziende? Le aziende dovranno andare innanzitutto sul sito www.acquistovicino.com e con poche procedure, con pochi click, potranno richiedere di aderire al portale. Nei giorni successivi riceveranno dalla nostra segreteria una serie di password e potranno così concretizzare l'adesione al portale, e successivamente in maniera molto semplice potranno inserire un numero illimitato di prodotti. Ricordiamo che tra l'altro il portale nasce anche non solo rivolto esclusivamente alle attività commerciali, ma anche consentirà di inserire anche una serie di servizi, e quindi è anche uno strumento che potrà essere estremamente utile a coloro che, ci auguriamo, con la ripresa della stagione turistica potranno anche veicolare le proprie offerte relativamente a soggiorni, visite guidate e quanto altro, anche cene, pranzi. E quindi è un servizio, un canale completo a 360 gradi, sia per quanto riguarda la promozione della rete commerciale ma anche poi del nostro territorio.